I problemi col ritmo sono forse i peggiori che possiamo incontrare quando intraprendiamo lo studio della chitarra o di un qualsiasi altro strumento musicale. Sono particolarmente difficili da risolvere perché chi li ha non si rende quasi mai conto di averli, fino a che non ci si ritrova a suonare insieme ad altri musicisti che invece il ritmo ce l'hanno, e quindi suscitando delle reazioni un po' sconvenienti. Vediamo di analizzare oggi questa situazione, identificando quattro stadi diversi di problematica col ritmo, partendo dalle difficoltà più lievi fino ad arrivare a quelle più complesse, suggerendo anche delle possibili soluzioni per quanto sia possibile farlo a video. Per chi non mi conosce, io sono Stefano Rossi, insegnante di chitarra e direttore della scuola di musica Dupi e a tempo perso martellatore di termosifoni. Se volete rimanere aggiornati sui miei prossimi video, iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanellina. Prima di cominciare, ricordatevi che il modo migliore per risolvere i problemi col ritmo è suonare assieme a qualcuno che non li ha. In un video come questo si fa fatica ad analizzare approfonditamente un problema così complicato. In particolare, un buon insegnante può aiutarvi tantissimo in questa circostanza, perché vi fermerà ogni volta che sbaglierete e vi aiuterà quindi a superare questa noiosissima problematica. Scrivetemi qui sotto se anche voi avete problemi col ritmo e a quale di questi stadi pensate di appartenere. Anzitutto vediamo di identificare qual è il vostro livello di problematica in modo da suggerire la soluzione più adeguata. Mettiamo un metronomo a velocità standard, per esempio 92 bpm. Se riusciamo con le mani a tenere un ritmo tipo questo, in poche parole tenendo con la mano sinistra i quarti e con la mano destra gli ottavi, cioè la mano sinistra batte una volta per ogni battito di metronomo, la mano destra batte due volte per ogni battito di metronomo, allora siamo già sufficientemente coordinati. Possiamo anche decidere di battere la mano sinistra ogni due quarti, in modo tale che questo esercizio assomigli a qualcosa che farebbe un batterista. Se siete mancini è probabile che vi riesca meglio invertendo le mani. Questo può anche essere un modo, anche se non è valido per tutti, per capire se quando iniziate la chitarra lo potete fare da mancini o da destri. La mano con cui vi trovate meglio a tenere gli ottavi potrebbe essere anche la mano preferenziale con cui tenere il plettro. Tenete comunque in considerazione che si tratta solo di un leggero benefit iniziale, in quanto comunque con l'allenamento riusciamo a coordinarci per fare questa cosa anche a mani invertite. Quindi, se riuscite a tenere questo ritmo, ma sulla chitarra vi sembra di non riuscire ad andare a tempo, non preoccupatevi perché siete solamente allo stadio 1 della problematica del ritmo. È semplicemente un problema di coordinazione iniziale, che a causa di una pratica che finora non avevate mai fatto sullo strumento, vi rende difficile coordinare perfettamente i movimenti in modo da renderli coerenti rispetto a un metronomo. Il più delle volte è sufficiente abbassare la velocità di esecuzione per risolvere questa problematica. Supponiamo che non siete riusciti ad andare a tempo con l'esercizio che abbiamo appena fatto. Proviamo ad andare nel dettaglio col problema. Ora, a meno che voi non riusciate a interpretare il vostro deficit mentre state eseguendo qualcosa ritmicamente, cosa molto difficile a questo punto della vostra preparazione, molto probabilmente, io vi consiglio di registrarvi a video mentre eseguite questo piccolo esercizio di ritmica, in modo tale da poter confrontare poi con quello che vi farò vedere per capire bene a che punto siete della vostra problematica. Se nel video che avete appena girato state eseguendo l'esercizio di prima in questo modo, allora siete allo stadio 2 della vostra problematica col ritmo. In questa circostanza state anticipando tutto quanto quello che dovreste suonare, o in questo caso battere, con la conseguenza che tutto ciò che andrete a produrre col vostro strumento suonerà poco sicuro e abbastanza approssimativo. In gergo tecnico questo si identifica con l'espressione tirare avanti sul tempo. Al contrario del tirare indietro, che invece molti musicisti ricercano perché dona una certa musicalità alla nostra esecuzione, il tirare avanti suggerisce ansia e tensione. È quindi un bene saper riconoscere la differenza.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. Russian or dragging? Russian. So you do know the difference. Qui l'esercizio migliore che potete eseguire per risolvere è suonare a velocità bradipo, cercando di beccare il beat del metronomo ogni volta che dovete suonare una nota che dovrebbe caderci sopra. Basta anche partire con una nota singola per poi magari eseguirne 2, 3 o 4 su ogni singola corda. Potete eseguire questo esercizio su una scala oppure su delle sequenze cromatiche. L'importante è che manteniate la concentrazione massima su tutto ciò che state facendo perché questo risulti perfettamente a tempo. Attenzione in questa circostanza anche alla respirazione. Chi suona tirando avanti spesso si ritrova a essere in debito di ossigeno suonando, quindi fate attenzione a come respirate per evitare delle apnee involontarie. Il tirare avanti potrebbe anche ripresentarsi in stati di agitazione, anche se lo avete risolto, per esempio quando siete in concerto. Ecco, lì chiaramente bisogna lavorare un po' sul gestire la tensione in quelle circostanze per riuscire a risolvere completamente il problema. Ma andiamo oltre. Poniamo la circostanza che l'esercizio ritmico di prima vi venisse storto, ma in maniera un po' più irregolare rispetto a prima. Proviamo quindi a semplificare la cosa. Proviamo a usare una sola mano per tenere il ritmo. Quindi battiamo solo con la mano destra gli ottavi, ossia 2 battiti per ogni beat del metronomo. Se avete avvertito un'irregolarità, proviamo ad abbassare il metronomo ulteriormente. Per esempio mettendolo a 50 battiti per minuto. Se in questo caso non riuscite ad allineare il secondo battito che avviene ogni volta che battiamo il metronomo, quindi quello intermedio tra un battito di metronomo e l'altro, ma invece riuscite ad allineare un battito singolo, allora siete allo stadio 3 delle problematiche col ritmo, ossia non sentite il levare. In pratica non percepite che esiste uno spazio ben preciso tra un beat e l'altro. Per il vostro cervello non esiste la divisione a metà della durata di una nota eseguita sull'accento forte. Questo è veramente molto fastidioso perché può portare non solo a delle conseguenze a livello ritmico, ma anche a livello solistico. Infatti questo ci renderà praticamente impossibile posizionare correttamente tutte le note all'interno di una certa linea melodica. Se non riusciamo a percepire il levare, moltissime soluzioni musicali ci saranno precluse. Ma anche qui c'è una soluzione: suonare solamente in levare. Mettendo un metronomo a una velocità scelta, per esempio i 50 bpm di prima, basta che sia molto bassa, suoniamo una scala a nostra scelta, per esempio la mitica pentatonica minore, posizionando però le note solamente sul levare di ogni battito. Lo possiamo fare eventualmente anche con dei bending se vogliamo, perché magari ci stiamo annoiando. Però attenzione che in questo momento stiamo lavorando sul ritmo e quindi state aggiungendo un'altra difficoltà all'esercizio. E se non siete molto concentrati eseguendo un bending, potreste incorrere in un altro problema che conosciamo molto bene. Sei calante! Andiamo ancora oltre. Non riusciamo, accendendo il metronomo, a tenere nemmeno il ritmo battendo la mano una volta per battito in questo modo? Se per caso non riuscite a fare nemmeno questo, allora il vostro problema è arrivato allo stadio 4, ossia non riuscite a sentire nemmeno il battere. Attenzione che se per caso accelerate un po' con il metronomo e vi ritrovate a essere a ritmo in questa circostanza, non siete allo stadio 4, ma siete solo a una versione leggermente più grave dello stadio 3. Questo perché aumentando la distanza tra un battito e l'altro è più difficile riuscire a essere coordinati battendo i quarti. Molto spesso chi ha questa problematica a questo stadio
anche altri problemi che trascendono dallo strumento. Si fa fatica, per esempio, a saltare la corda. In alcuni casi c'è chi non riesce a utilizzare un coltello e una forchetta in modo naturale, senza doversi concentrare per riuscire a farlo. Ancora più spesso ci sono anche problemi di orecchio a questo stadio. Si fa molta fatica, per esempio, a intonare una nota con la voce. Un altro esempio è non riuscire a percepire qual è la nota più acuta o più grave, con distanze tra due toni e un tono e mezzo. Qui siamo a un livello molto alto di problematica e questo richiederà probabilmente la maggior fatica in assoluto per riuscire a risolverlo. Il più delle volte questo problema non si risolve mai del tutto, soprattutto se viene affrontato troppo tardivamente. Se invece lo becchiamo in giovanissima età, per dare un'idea, prima della quinta elementare, con l'opportuna esercitazione e essendo seguiti in maniera opportuna, lo possiamo eliminare dalla radice, riuscendo a educare il cervello a una sincronizzazione rispetto a un tempo dato. Raggiunta l'età adulta, i miglioramenti ci possono essere, ma risolvere completamente questa problematica è più da considerarsi come un miracolo che non come una possibilità concreta, proprio per come funziona a tutti gli effetti il nostro cervello durante la crescita. Questo comunque non significa che non bisogna provarci e che non si possano ottenere dei risultati che ci permettono comunque di suonare dignitosamente dei brani magari più semplici ritmicamente. Io stesso ho ottenuto dei risultati veramente molto soddisfacenti da parte di allievi che erano veramente motivatissimi nel riuscire a risolvere questa problematica, magari non recuperandola mai del tutto, però riuscendo a suonare divertendosi, e questo credo che sia l'obiettivo principale di tutti. In questa circostanza ci si concentra proprio inizialmente sul battere, cercando di alternare note da un quarto con note da due quarti, ossia note che vengono suonate a ogni beat con note che vengono suonate ogni due beat. Giusto per fare un esempio, mettendo il metronomo a 60, un quarto, due quarti. In questa circostanza la cosa migliore è di associare subito anche qualche piccola canzone molto semplice con lo strumento. Brani come Twinkle Twinkle Little Star o Fra Martino Campanaro sono utilissimi in questa circostanza, perché è molto difficile che l'individuo che comunque magari ha dei problemi col ritmo non le abbia mai sentite in tutta la sua vita, e questo le rende molto adatte proprio perché lo stesso individuo col problema si renderà conto se le sta eseguendo in maniera corretta o meno. A tal proposito consiglio il libro La chitarra volante di Vito Nicola Paradiso, per avere a disposizione tanti brani molto semplici, adatti soprattutto ai bambini ma anche agli adulti che si dovessero ritrovare ad avere dei problemi col ritmo piuttosto pronunciati. Io l'ho utilizzato molto con i miei allievi, sia bambini sia adulti, ottenendo dei risultati veramente molto soddisfacenti. È un ottimo manuale propedeutico per chi comincia da zero e in più si impara anche pian piano a leggere gli spartiti, cosa che non fa mai male. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ora che abbiamo terminato questa schematizzazione, possiamo passare ad alcune considerazioni finali. Anzitutto, i problemi col ritmo possono essere anche diversi. Possiamo avere chi risolto il problema sul battere e poi non ha più nessun problema, chi non riesce a liberarsi dal fatto di tirare avanti, chi una volta risolto il problema sul levare diventa un professionista. Sono tantissime le casistiche. Ognuno di noi è diverso. Qui ho schematizzato in modo molto semplice una problematica veramente tanto più complicata di quello che sembra. Quindi, come ho detto inizialmente, la cosa migliore è esercitarsi con qualcuno che tiene il ritmo o con un insegnante che vi segue, in modo tale che possiate essere corretti immediatamente e possiate vedere pian piano appunto dei progressi. Attenzione sempre al respiro. L'ho evidenziato solamente in una delle circostanze, però il respiro è molto importante quando si sta suonando per mantenere il ritmo. Fateci caso se per caso trattenete il respiro mentre state suonando, perché le apnee involontarie possono sfasarci sul ritmo. Il solfeggio è utile o no per risolvere i problemi di ritmo? Per mia esperienza sì, ma solo se affiancato sempre direttamente a un'esecuzione sullo strumento di qualcosa di semplice, che sia esso lo stesso spartito che noi leggiamo durante il solfeggio, ossia esso un brano molto semplice come quelli che ho suggerito prima. Quindi diciamo che al semplice solfeggio ho visto funzionare l'aggiunta anche di una certa fisicità da questo punto di vista per migliorare la coordinazione. Alcuni consigliano degli esercizi molto complicati per stimolare il cervello ad andare a ritmo, come per esempio schioccare le dita in modo tale che la mano sinistra divida il tempo in 3 e la mano destra lo divida in 4. Mannaggia quanto è difficile farlo parlando.
Io non ho riscontrato particolare efficacia in questa soluzione, anzi mi sembra che complichi solamente la vita. Chi ha problemi col ritmo tende a imparare a memoria ma senza capire bene che cosa sta facendo in questa circostanza. Spero vivamente che questo mio video vi sia stato utile o che vi sia stato almeno interessante. Se così fosse, mettete un like e iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanellina così da essere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Seguitemi su Instagram dove potete farvi gli affari miei e potete vedere anche in anticipo quali saranno i prossimi contenuti sul canale. Se volete comparire sulla prossima puntata di Dr. Gitter, mandatemi un video di lunghezza massima 30 secondi all'indirizzo email in descrizione. Mi raccomando, per i file grandi usate WeTransfer. Nel frattempo, grazie mille dell'attenzione e alla prossima!